grande dalla mia rubrica Di tutto e di più. Giunge a tutti voi un saluto dal vostro amichevole nerd Orlando Guerra, vostro amichevole nerd di quartiere. Come sempre, questo è il mio rifugio e vi parlo della mia collezione vintage e moderna. E beh, provate a indovinare di cosa vi parlo oggi? Ma di console. Ancora vi parlo di console, quindi. E questa volta parleremo della Nintendo. Ed è questa la Nintendo originale, sì certo. È una Nintendo originale bella, quindi parliamo di un prodotto retro, quindi non è un prodotto moderno, un prodotto usato, perché ormai è fuori produzione. Cerchiamo di spiegare il prodotto. Trasformatore, semplice attacco power, uscita RF, quindi praticamente bisogna collegarla a una televisione antica, quindi vecchia, la televisione con il tubo catodico, per avere una sintonizzazione, cioè bisogna metterla dove si metteva all'epoca il cavo dell'antenna e fare la sintonia, come se si trovava, come all'epoca si trovava un semplice canale, troverete accendendola la sua frequenza, oppure collegando i due cavetti, quindi questa volta RCA, non più HDMI, quindi bisogna avere una televisione col tubo catodico per avere una giusta e nitida visione. Entrata joystick, parliamo di joystick con l'entrata Nintendo, quindi sono con la vecchia, diciamo, con il vecchio attacco, no? Ora ne hanno fatto uno tradizionale per quelli emulati e per quelli, diciamo, di ultima generazione, anche se emulano appunto la vecchia generazione di console. Reset, come sempre, e power. Alcuni dicono, ma perché questo reset a cosa serve? Serve, oltre a resettare, quindi ogni volta di spegnere e accendere quando si vuole cambiare gioco, perché alcuni giochi non c'era la via di fuga, noi la chiamavamo, cioè nel senso che appunto si usciva da questo gioco per entrare in un altro, a volte qua, sapete, no? Si mettono le semplici cartucce e quindi ogni volta non si poteva togliere la cartuccia quando era accesa, che si rischiava di bruciarla, e quindi si resettava se il gioco si muoveva, non funzionava bene, eccetera. Non è come ora che ci sono i dischi o addirittura in modo digitale i giochi, tipo, come sempre faccio un esempio pratico della PS4, Xbox One, Nintendo Switch, quello che sia, a dirsi voglia. All'epoca c'era questa cartuccia, quindi si muoveva, e allora che facevi? Non potevi muovere perché non si collegava più, allora bisognava resettarla oppure perlomeno chiuderla. La cosa bella, vi ricordo, il tubo catodico. Perché il tubo catodico? Va bene, io non ho il tubo catodico, non lo voglio comprare, a me dà fastidio questa televisione mastodontica. Pensate un po' che quanto una televisione oggi di 60 pollici non pesa quanto una televisione, per dire, faccio un esempio sciocco, una televisione di 15 pollici di una volta, no, perché pesava molto. Però se voi volete giocare al gioco delle anatre, no, al gioco quello del Texas, ecco, c'è la pistola, basta. E se voi la usate alla televisione moderna, ascolterete sicuramente il colpo di sparo, ma non colpirete nulla, perché non c'è, non interagisce appunto con il laser. Bisogna avere il tubo catodico. Questa l'ho acquistato da un privato, e quindi oltre ad avere i due gamepad, non sono originali, io ce li ho, perché questo non ce l'aveva, ne ha dati due di riproduzione con lo stesso attacco, funziona. Mentre gli originali, sapete com'erano, erano altri tipi. Chi segue, basta andare nel canale YouTube Radio Tipo Ponte Grande, vedrà altre recensioni, vedrà gli originali Nintendo joystick o gamepad, a dirsi voglio. Ma non mi è dispiaciuto tanto, perché ora non ricordo bene, mi sembra, vabbè, ne parleremo alla nota dolente del prezzo, ma comunque conveniva. E io ce li ho tanti, quindi originali, ma basta andare, li troverete, insomma. Poi addirittura, se li troverete, costeranno forse ancora di più i joystick originali che la console in sé. Ho acquistato queste cartucce sono del Famicom, quindi della NES, diciamo, il COM72, che è un clone della Nintendo, dove devo mettere gli occhiali. È una cartuccia che loro chiamano quindi cassetta, una cartuccia con, pensate un po', 20 giochi in uno. Poi ce ne sono qui, vabbè, 500, qua ce n'è uno che è la famiglia Adam, e poi qua ce ne sono 24 capi, pensate un po', e ce ne sono 100, vabbè, qualcosa di simile. Però per usare questi,
e sono piccoli, bisogna mettere un riduttore dove ingrandisce. Si trova in internet, ora non ricordo precisamente come si chiama, ma basta mettere riduttore cartucce per Nintendo, vi troverà, costa intorno ai 10-15 euro e si può usare. Ma io pensai bene a comprare una cartuccia che l'ho pagata intorno alle 30 euro da fuori Italia, non si trova in Italia, dove ce ne sono, si chiama Super Games Turtles, i giochi di Tartarughe Ninja, dove c'è Robocop e ce ne sono Asterix e tanti altri, sono 500 giochi. La mettete all'interno addirittura con 500 giochi, e sono, non sono livelli, e attenzione, sono giochi in sé per sé. E quindi vi divertite, insomma, avete modo di poterne giocare. Quindi. Parliamo 8-bit, quindi parliamo di una qualità, insomma, quello che è, insomma, stiamo parlando di giochi retro, non stiamo parlando di giochi moderni, sono giochi che uno deve piacere giocare a questi tipi di giochi, bisogna essere appassionato e bisogna amare quello che è tutto e per tutto. Amare i videogiochi, amare tutto, quindi parlando dai vecchi games fino ad oggi. Io sono così e mi piace appunto ricordare. La nota dolente. E beh, insomma, dolente, non stiamo parlando. Io ho fatto recensione di giochi migliori, insomma, ho parlato del pinball 3D, parliamo di 5.000 euro, stiamo parlando di 150-200 euro, insomma, non sono giochi. E beh, qualcuno mi ha detto, ma questa passione ti porta a spendere soldi. Sì, è vero. Perché ama questi giochi, poi facendo 2 più 2 fa 4, 3 più 3 6, 5 più 5 10, insomma potrei infinitamente dare i numeri, come si dice. E beh, insomma, come disse Antonio De Curtis, quindi Totò in arte Totò, è la somma che fa il totale. Sommando tutti questi soldi sicuramente fa totale. Ma vi posso dire che nel rivenderli, certamente non è facile rivendere, perché bisogna trovare l'amatore, bisogna trovare il punto giusto, bisogna trovare colui che ha la possibilità di acquistarli in questo momento particolare che si soffre nella vita, insomma, che anche 10 euro sono soldi. Beh, rivenderla non è facile, ma come si dice, il prezzo tiene, nel senso che questa console, se pagata 100 euro, credetemi, fra un anno costerà 110, perché sono prezzi non standard, vanno a crescere, perché spesso sono limitati e introvabili, perlomeno acquistandoli in una condizione buona, quindi che funziona. La console mi pare intorno ai 150 euro, una cosa simile, quindi il prezzo è questo. Io lo ripeto sempre, è un oggetto che nella vostra collezione non può mancare. Io presuntuosamente dico a voi nerd, non può mancare, è una Nintendo. La Nintendo, come la Commodore, è la Nintendo. Anche per oggi ho concluso questa mia recensione. Mi auguro che vi ho intrattenuto nei migliori dei modi. Mi auguro che vi sia piaciuta, vi do un prossimo appuntamento, un'altra mia recensione che sicuramente farò. Vi ho parlato come sempre del mio rifugio e della mia collezione privata. Grazie ancora a Radio TV Ponte Grande che mi permette di fare questa, secondo il mio giudizio, bellissima rubrica di tutto e di più. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Stefania mi sgrida sempre dicendo non è un'edizione. Come dire, alla prossima recensione. Un bacione da Nando Guerra. Ciao, alla prossima.